Io credo che Palermo oggi abbia fatto una buona partita, ha concesso un quarto d'ora del primo tempo all'Avellino, campo soprattutto, e nel secondo tempo l'Avellino ha avuto una buonissima palla per far gol, però obiettivamente il campo è stato tenuto molto bene. Io credo che bisogna fare anche un ragionamento ben preciso in questo momento. Noi stiamo facendo il massimo e voi vedete che giocano dei ragazzi molto giovani, inesperti, che però danno un contributo stratosferico, straordinario, però voglio dire, non è che possiamo vincere 3-0 tirando 10 volte in porta e subire 0 tiri. Sinceramente non possiamo, non siamo a quei livelli lì. A livello psicologico può darci una spinta notevole per fare queste ultime 5 finali. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, sapendo che però possiamo fare di più. Sì, ennesima emergenza, però quando da domani sera, probabilmente dopo l'allenamento di domani mattina, sapremo più o meno che recupereremo, prepareremo la partita con quello che ci rimane. Ma non sono per niente assolutissimamente preoccupato. No, più che altro non solo questo, ma anche lui ha bisogno di soluzioni e gli attaccanti di oggi gliele hanno date, cercando la profondità, cercando il fraseggio. Io credo che oggi la squadra abbia creato delle cose importanti, secondo me, dal punto di vista della manovra. No, bisogna fare i complimenti al Parma, bisogna fare i complimenti all'Empoli, bisogna fare i complimenti al Frosinone. Questa è la verità, però in questo momento noi siamo, ripeto, pronti a giocarsi tutte le partite per cercare di arrivare davanti a queste. Credo che se hanno fatto questo tipo di calendario, credo che abbiamo calcolato tutto, però insomma noi queste cose qui non dobbiamo neanche guardarle, dobbiamo guardare quanto e come recuperare dei giocatori importanti e quanta benzina hanno invece i ragazzi che come oggi hanno portato un contributo determinante. Sì, questo è più importante di tutto, abbiamo fatto una buona gara, tutti abbiamo fatto quello che dobbiamo fare e il risultato è venuto, quindi ora dobbiamo pensare alla prossima e dobbiamo concentrarci e essere pronti per il prossimo. Sì, lo dedico a mio figlio perché per prima volta è venuto allo stadio, dedico a lui, quello è il mio primo, diciamo, un tifoso piccolino. E sono molto contento personale e poi tutta la squadra che abbiamo fatto tutti insieme questo risultato, e questo mi dà un po' di più fiducia e sono contentissimo e spero che continuiamo così tutti insieme fino alla fine. Io sempre dico, non dobbiamo pensare a altri, dobbiamo pensare a noi e facciamo quello che dobbiamo fare, e quindi questo è più importante di tutto, ascoltiamo la mister, questo che dice, seguiamo. Quindi poi alla fine dipende tutto da noi, andiamo fino alla fine. Io penso che perde Frosinone perché per noi questo è importante, quindi vediamo. Sì, quindi spero di questo, e questo che dici tu che devo portare mio figlio, era troppo piccolo prima, quindi ora è un po' cresciuto e ho portato allo stadio.